Benvenuti alla nuova alimentazione dalla vostra nutrizionista. Avete già pensato al menù per le feste? Oggi voglio proporvi un intero menù gustosissimo e diverso perché davvero innovativo e perfettamente bilanciato. A lavorare a questa impresa sono stati i giovani ed eccellenti cuochi della Lucania Food Experience che nella loro cucina a Policoro hanno dato vita con fantasia ed attenzione ai piatti che vi presenterò fra poco. Ma sentiamo prima di tutto la presidente della Lucania Food Experience. Il Lucania Food Experience Team nasce da un progetto dell'associazione Arcimac. Il progetto da circa 2 anni sta promuovendo egregiamente il territorio di Basilicata a livello nazionale ed internazionale. Questo avviene attraverso l'elaborazione dei prodotti d'eccellenza lucana in grandi eventi. Il progetto conta all'interno circa 20 chef lucani molto importanti che lavorano in strutture altrettanto importanti. Il nostro progetto di promozione continua anche attraverso i nostri corsi di cucina che appunto stanno avendo grosso successo sia alla stazione del gusto a Policoro che in ambiti nazionali come appunto nel prossimo festival di Sanremo. Tutto questo è fatto proprio per creare sia la promozione e sia per instaurare la convivialità tra i nostri partecipanti. Ai cuochi è stato affidato il compito speciale di ideare un intero menù seguendo le regole del mangiar sano, prima tra tutte curare la composizione in macronutrienti per rendere il menù bilanciato, utilizzando all'interno dell'intero pasto un unico alimento fonte principale di carboidrati, uno soltanto fonte di proteine e uno fonte di grassi. Utilizzare poi verdure ed ortaggi come ingrediente jolly di ogni pietanza e preparare tutto con delle cotture semplici che non sono soltanto leggere, ma soprattutto sono in grado di conservare la preziosa composizione degli alimenti. Passiamo quindi a vedere le ricette. L'antipasto che abbiamo pensato per questa occasione è una rivisitazione della ciambotta lucana, un piatto tipico della cucina lucana. Gli ingredienti sono melanzane, zucchina, peperone rosso, cipolla, patate del Pollino, pomodori piccadilli, peperoni gialli e olio di maiatica. Passiamo al procedimento. Abbiamo affettato con l'affettatrice i peperoni gialli, i peperoni rossi, le zucchine, le melanzane, la cipolla, le patate e abbiamo messo un pizzico di sale e un pizzico di olio su ogni ingrediente. Poi abbiamo alternato a strati in modo che venga fuori la distinzione dei colori nel boccaccello. Tutte le verdure, abbiamo fatto per 2 volte abbiamo fatto la stratificazione, l'abbiamo chiuso, l'abbiamo cucinato in forno a vapore a 125 gradi per circa 20 minuti e il piatto è pronto. Il primo piatto che presentiamo è grano Senatore Cappelli su crema di zucca rossa invernale e cardongello. Gli ingredienti sono un battuto di sedano, carote e cipolle, dei funghi cardongelli precedentemente trifolati, del grano Senatore Cappelli, formaggio grattugiato, olio, sale per sfumare del vino bianco e in cottura del brodo vegetale. Passiamo al procedimento. Prendiamo una padella, mettiamo dell'olio d'oliva, facciamo rosolare della cipolla. Dopodiché la facciamo appassire e mettiamo il grano Senatore Cappelli. Lo sfumiamo con del vino bianco e continuiamo la cottura con del brodo vegetale. Dopo averlo portato a cottura, il grano, frulliamo la zucca rossa invernale aggiungendo un pizzico di sale e dell'olio. Lo montiamo e quello ci servirà per il condimento del piatto. Dopo aver portato a cottura il grano, inseriamo dei funghi cardongelli precedentemente saltati, dopodiché manteghiamo il tutto con del formaggio grattugiato. Dopo aver mantegato, aggiustiamo di sale e procediamo all'impiattamento. Mettiamo della zucca rossa sotto, grano Senatore Cappelli mantecato e dei funghi cardongelli scottati
è una foglia di rosmarino per guarnire tutto. Come secondo presenteremo un baccalà raganato su una crema di broccoletti profumato con della polvere di peperone di Senise. Gli ingredienti sono molto semplici, quindi abbiamo ancora del baccalà, dei broccoletti, della polvere di peperone, dell'olio di maiatica di ferrandina e del sale. Passiamo al procedimento. In una teglia da forno abbiamo adagiato il nostro filetto di baccalà, l'abbiamo infornato a 180 gradi per circa 15 minuti. Nel frattempo avevo già lessato i broccoletti, ho creato una crema con questi broccoletti, quindi ho emulsionato i broccoletti con un filo d'olio, li ho aggiustati di sale. Abbiamo terminato il piatto con una crema di broccoletti sul fondo, il filetto di baccalà, un goccio d'olio e una spolverata di peperone rosso di Senise. Come dolce presentiamo un castello di cartellata con melanzane e cioccolato e riduzione di aglianico. Allora, gli ingredienti sono aglianico, zucchero, farina, uovo, cioccolato, melanzane, olio di semi di girasole e cannella. Allora, passiamo al procedimento. Allora, come primo passaggio, che diciamo è quello più complesso, andiamo a fare la riduzione di aglianico. Andiamo a mettere a ebollizione in una casseruola il vino, l'aglianico con lo zucchero e portarlo, diciamo, a ridurre un terzo del quantitativo messo sul gas. Poi andiamo a fare l'impasto della cartellata assemblando tutti gli ingredienti e facendo risultare un impasto molto omogeneo e mettendolo a riposare per circa una mezz'oretta, così tutte le molecole si vanno a raffermarsi. Nel frattempo che l'impasto si riposa, andiamo a fare in un'altra casseruola la crema di melanzane. Allora mettiamo a cucinare le melanzane nel latte, il latte a filo delle melanzane, fin quando la melanzana non risulta cotta, che si spappola. Al termine mettiamo in un contenitore e mischiamo con il cioccolato e frullando il tutto con un mini pimme. Una volta fatto questo procedimento lo mettiamo a raffreddare in un frigorifero, un abbattitore, quello che si ha, e cominciamo a stendere l'impasto della cartellata avendo uno spessore di un mezzo centimetro e così ricavando da questa sfoglia di pasta di cartellate delle stelle, 5 stelle, che poi le andremo a montare intercambiandole con la crema di melanzane e cioccolato. Alla fine riduzione di aglianico, una fogliolina di menta e zucchero a velo. E il piatto è pronto. Vi ricordo che potete scriverci a alimentazione@lanuovatv.it. Vi saluto e alla prossima.